Buon pomeriggio e bentrovati al TG 2000 Flash, questi i nostri aggiornamenti. Effetto Green Pass sui vaccini, siamo ancora dentro la pandemia, ma i risultati della campagna di vaccinazione, ha detto il ministro della Salute Speranza, sono molto incoraggianti. Il 77% dei vaccinabili ha completato il ciclo e da lunedì scorso le prime dosi sono aumentate del 32%. Proseguono però anche le manifestazioni. L'onda No Green Pass oggi ha invaso Trieste e altre città. Brexit amara, ora in Regno Unito manca pure la benzina, centinaia di distributori chiusi, assalto con lunghe code a quelli aperti, la carenza di camionisti britannici continua da settimane a ridurre la consegna anche di generi alimentari come il latte. Canarie non si placa, la furia del vulcano, continua la fase esplosiva del Cumbra Vieja e sale il conto dei danni, distrutti 190 ettari di terreno, oltre 400 case e più di 15 chilometri di strade. La nuova colata lavica della notte ha costretto all'evacuazione altre 6.000 persone. Afghanistan, shock nella città di Herat, nella piazza principale i talebani hanno impiccato un cadavere a una gru. Secondo un testimone oculare sono stati portati 4 corpi sul posto, ma altri 3 cadaveri sono stati spostati in altre piazze della città, sempre per essere esposti. Solo ieri i talebani avevano annunciato il ritorno alle esecuzioni e alle amputazioni. Ecobonus al via, martedì prossimo 28 settembre le prenotazioni per l'acquisto di auto usate, in arrivo incentivi da 750 fino a 2000 euro per la rottamazione di vecchie auto in cambio di acquisto di una vettura usata ma a basse emissioni e non inferiore alla classe Euro 6. In totale 40 milioni di euro i fondi a disposizione, l'annuncio arrivato oggi dal Ministero dello Sviluppo. Udienza del Papa ai vescovi di 70 diverse chiese cristiane. Il sogno di Dio, dice Francesco, non è l'umanesimo, l'unanimismo, non è andare d'accordo a tutti i costi, ma obbedisce a un criterio fondamentale che è il rispetto del volto dell'altro. Poi sull'attualità nota, in un mondo dove la globalizzazione naviga senza una rotta comune e il flagello della pandemia rischia di esasperare le diseguaglianze, lo spirito chiama ad avere l'audacia di osare l'unità. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 18.30, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.